In questo tutorial parleremo di testo. Andiamo subito a trascinare la nostra immagine nel primo slide e facciamo copia e incolla. Clicco al suo interno, clicco di destro, copia, incolla. Adesso in memoria nel mio mouse c'è ancora la copia e incollo. Clicco sul primo fotogramma, mi reco su effetti. E do un leggero movimento alla seconda postazione nei confronti della prima. La ingrandisco un poco, la giro leggermente. Adesso sto, vedete, slide 1. Ne ho tre caricati, da 1 arrivo a 3. Clicco sulla freccetta direzionale, mi ritrovo sul secondo slide. Come sapete, ho fatto copia e incolla, quindi qui vedete la stessa immagine che in effetti a me non serve, quindi io la elimino. A me serve un foglio gradiente, clicco su più e me lo vado a creare. Mi scelgo un colore azzurro perché azzurro è il colore di base dell'immagine che avevo scelto prima. Qui posso cambiare il colore. Diminuire un po' il chiaro, aumentare lo scuro. Posso scegliere il radiale, cambiare un poco l'angolo e posso anche cambiare il preset, posso scegliere un pastello, un effetto speciale, però io sono sempre per il metallo. Lascio questo. Clicco su OK per confermare. Ed è qui che andiamo a scrivere il nostro testo. Mi reco su Caption e digito il mio testo. Auguri, Mary. È un po' ruotato. Voglio cambiare il colore del contorno. È contornato di rosso. Lo contorniamo di verde. L'ombra invece la mettiamo sul blu. Ecco qua, no, blu su blu non sta bene. Via così. Adesso cominciamo a guardare se ci stanno bene questi effetti oppure li vogliamo cambiare. E qui c'è il menu di scelta e la visualizzazione. Il preview avviene perché io ho tolto la spunta qui. Mi sta bene questo, mi sta bene il secondo. E mi sta bene anche il terzo, eventualmente si cambia se c'è anche il menu di scelta qui, non ci sono problemi su questo. Applica. Adesso qui viene l'effetto che voglio farvi vedere. Innanzitutto dico che ho scelto un font un poco cicciottello per imbottirlo di una tessitura. Qui c'è la possibilità di fare questo spuntando la freccetta. Però vedete qui la spunta è su gradiente. In effetti io qui da qui potrei prendere un foglio gradiente e crearmelo secondo il mio gradimento, ma io voglio un'immagine e precisamente la stessa immagine che ho incollata nel primo fotogramma. Questo per dare una conseguenza, un ordine al mio videoclip. Quindi clicco su Browse, me lo vado a scegliere ed era precisamente questo. Eccolo qua, vedete quanto è carino? A questo punto non mi resta che magari vedere un attimino anche il terzo, eccolo il terzo, ed era l'ultimo. Ok, ci siamo, posso confermare il tutto. Qui abbiamo 3 secondi e vanno bene. Nella prima transizione mi scelgo i palloncini. Nella seconda transizione mi scelgo la celebrazione. Qui, siccome è l'ultimo, siccome non voglio che mi finisca il videoclip con una schermata nera, che di solito quando non c'è niente di default c'è un'immagine, il background cioè è nero. Io ho messo la mia prima immagine e setto su 1 giusto per far terminare il videoclip, mentre qui setto 0
Vediamo la mia anteprima nella sua completezza. E direi che va bene. Poi chiaramente il tempo è poco, non è che posso fare grandi cose, però l'idea spero di avervela data. E, per me va bene, posso terminare.